assemblea così con tanti punti. Thank you.
bene. Allora, vi faccio il saluto perché vedo qualche faccia nuova. Buona serata. È un incontro bellissimo che noi viviamo ogni anno già da un po' di anni. Guardandoci attorno, ci siamo chieste, ma qual è l'argomento e il tema che è bene che noi trattiamo? E all'unanimità abbiamo detto la famiglia, perché la famiglia è un bene così prezioso, così bello, che è il caso di festeggiarlo ricordandoci quanto è importante la famiglia. E ogni anno abbiamo preso una tematica diversa. Molto spesso siamo partiti da qualche lettera del Papa, e così anche quest'anno è la lettera che il Papa ha scritto alle famiglie, quindi a voi proprio, pensate, a voi, anche a noi religiose che siamo una famiglia. Grazie. I microfoni non hanno molta fortuna nelle mie mani, è sempre qualcosa che non va. E allora dicevo, ecco, ogni anno c'è stata una tematica diversa. Quest'anno, come di solito, ci mettiamo in sintonia con il Papa, che dà sempre un messaggio così attuale e appropriato alle famiglie. E allora siamo partiti dalla lettera Amoris Laetitia, che voi sapete abbiamo già cominciato a gustare dall'inizio dell'anno. Abbiamo fatto quest'anno degli incontri classe per classe o sezione per sezione, partendo proprio da questa parola della Chiesa. E diciamo che parecchi di voi, tanti di voi, hanno ringraziato perché hanno gustato la bellezza, hanno visto la bellezza e la bontà di questa parola. Allora, siamo quasi al termine dell'anno e abbiamo voluto invitare un esperto, perché noi facciamo quello che possiamo, no? Però ci sono degli esperti nella Chiesa e sono i sacerdoti. Poi ci sono anche dei laici molto impegnati, quindi genitori come voi, con la famiglia, hanno gli stessi problemi vostri. Quando parliamo noi, voi dite come parlate bene voi, però dopo. Se invece parlo un laico che ha la famiglia, non potete dire però dopo, perché ha gli stessi problemi vostri, vive nella stessa dimensione vostra. Abbiamo invitato il professore Marco Giordano, che noi conosciamo già poiché lavoriamo un po' in diocesi, a proposito della famiglia. A questo punto io vorrei cedere anche qui il microfono a Don Gianni. Non lo faccio alzare, altrimenti sfonda il soffitto, è meglio che stia seduto. Don Gianni è uno dei sacerdoti più giovani della nostra diocesi. Era uno dei sacerdoti più giovani, dinamico al massimo. Tutto quello che si può fare, si può inventare, si può creare, Don Gianni lo inventa e lo crea. È vero. E lo fa con una maestria unica. Lui è anche responsabile, fra l'altro, della pastorale familiare a livello diocesano. Per cui, insomma, si dà da fare per tutte le famiglie di ogni dimensione, di ogni ceto proprio, famiglie che noi vediamo attorno a noi. E quest'anno mi sembra che è stato messo in scena un programma non indifferente, non è vero? Ha invitato tutti gli esperti a livello nazionale, e ogni volta che viene qualcuno lui gioisce perché ci hanno detto qualcosa che forse è da fare. Allora, questa sera è qui presente anche in mezzo a noi, dove vogliamo, ecco, mettercela proprio tutta per vivere questo aspetto della famiglia che è fondamentale. Senza la famiglia, capite, tutto si sfalda, niente più senso, poiché questa famiglia non l'hanno inventata né le suore, né neanche Don Gianni, e neanche Don Epidio, vero? E neanche il professor Marco Giordano. È qualcosa inventata addirittura da Dio, che ha sfondato i secoli ed è arrivata fino a noi. Oggi la famiglia vive qualche piccolo tracollo. Allora, ecco, diamo la parola agli esperti che ci dicono come vivere anche oggi
l'aspetto della famiglia. Don Giovanni, a te. In verità volevo solo fare un saluto e gioire nel Signore, perché queste iniziative sono quelle che fanno bene alla vita della nostra comunità. Se c'è una cosa che abbiamo compreso quest'anno, anche alla luce dell'amore di Letizia, è che la famiglia non è come dire, l'obiettivo attraverso il quale vogliamo muovere i passi della nostra diocesi, ma è invece il soggetto principale con il quale vogliamo confrontarci per costruire un'immagine di Chiesa che sempre di più dovrebbe assomigliare alle nostre famiglie. Il modello della famiglia, lo diceva benissimo Suor Michele, infatti l'ha inventato Dio, quando impastando la creta, creato il primo uomo e la prima donna e gli ha dato la possibilità di sperimentare la bellezza e la gioia dell'incontro reciproco, aprendo il loro cuore e la loro vita al dono della creazione. Insomma, veramente il Signore ha creato l'uomo e la donna e li ha fatti a immagine somigliantissima di sé. Noi in ogni uomo e in ogni donna che vive il sacramento del matrimonio riconosciamo questa immagine speciale di Dio. Allora partire dalla famiglia significa moltiplicare la presenza di Dio, non solo quindi nei tabernacoli delle nostre chiese o nelle liturgie che animano le nostre cappelle, ma in ciascuna delle nostre case si rende visibile, adorabile lo stesso Signore. E tant'è vero che noi usiamo questo termine adorabile anche in casa. Diciamo che i nostri figli a volte sono adorabili, a volte anche le nostre mogli, a volte anche i nostri mariti, insomma, proprio quando non si può fare. Quindi lo siamo naturalmente immaginando di attribuire a questo termine un valore laico, no? Ma pensate che cosa invece comporterebbe se noi gli dessimo a questo termine il valore religioso che gli è proprio. Noi adoriamo la presenza di Dio che opera, vive in ciascuno dei membri della nostra famiglia. È come se dunque la nostra famiglia fosse un tabernacolo che custodisce la Santissima Trinità. È come se la nostra famiglia fosse questa lampada accesa sul monte che dà luce a tutti quelli che passano. Vi rendete conto che accendere dunque le famiglie è la professione della Chiesa? Se c'è veramente un'emergenza pastorale che ci vede tutti impegnati è questa: dare la possibilità alle nostre comunità di accendersi, avere tante fiaccole che brillano in luoghi diversi, perché ognuna di esse possa testimoniare il Signore che vive in mezzo a noi. E siamo ancora nell'ottava di Pasqua, non ci potrebbe essere un tempo più santo di questo, e veramente Dio vive in mezzo a voi. Dio vive nelle vostre case. Avrete fatto la benedizione del giorno di Pasqua aspergendo con l'acqua i componenti della comunità familiare, la stessa casa nella quale voi abitate. Dio, quello è un segno che dice che Dio vive in mezzo a voi. Ora, questa grande sfida è quella che noi sperimentiamo. Innanzitutto la sfida di capire che questo è vero e poi di viverlo. Io devo ringraziare sempre tutti quelli che si mettono al lavoro, soprattutto la comunità delle suore carmelitane, che da molti anni punta sulla famiglia e che in verità proprio in quest'ultimo anno ha ingranato la quinta, cioè ha fatto una serie di provocazioni straordinarie che hanno coinvolto tutti i genitori delle diverse classi e delle diverse sezioni, mettendoli in movimento e forse facendo comprendere che c'è un dono grande che già è presente e che va solamente compreso ed acceso. Auguri allora a voi, vedrete che Marco da questo punto di vista è una persona che si è accesa bene. Sì, riflette Dio e il suo amore, non solo per quello che ci testimonierà dal punto di vista contenutistico, ma anche attraverso l'esperienza bellissima che sta vivendo insieme alla sua sposa e insieme alla sua famiglia. Mi diceva che quest'anno sono 20 anni che è sposo, e allora vuol dire che anche noi ci uniamo a questa festa e ci impegniamo a pregare reciprocamente.
salutiamo Don Gianni perché ho un altro appuntamento. Però mi metto l'inizio. Vuoi sentire almeno l'inizio? Va bene, possiamo cominciare. Va bene. Si sente anche tu? Io sto in piedi. Così. Ti posso? Ma si sente anche così? No. Sì, è che stare seduto. No, stai in piedi, parli in piedi, non ti preoccupare. Sembra che non si sente. Così prende? Sì. Ok, va bene. Allora, grazie di questo invito e condividiamo insieme la serata. Il tema è forte, il tema sta nelle gioie e nelle fatiche, nelle speranze e nelle preoccupazioni di ciascuno di noi, evidentemente. Educare i figli. Ebbene, cerchiamo di confrontarci con questo grande tema e con le esperienze che ciascuno di noi ha alla luce del recente documento che Papa Francesco ha scritto e donato alle famiglie, alla Chiesa, all'umanità sul tema dell'amore che è le famiglie. È un tema che evidentemente è molto ampio, ma all'interno del quale, al centro del quale si colloca quell'impegno amorevole che i genitori hanno verso i propri figli, no? Si diceva allevarli, appunto, questo, che però non diventa un allevamento, ma tirarli su con amore e bene, età, sapienza e grazia. Bene. Ora, in questo però penso che sia bello, doveroso in qualche modo iniziare, come già facevo anche all'incontro di novembre scorso a Capua, con un minimo di presentazione. Ora non abbiamo la possibilità di fare tutto il giro, però almeno vi voglio appunto presentare la mia famiglia. Qui siamo, questa è una foto di un anno e mezzo fa, siamo in viaggio verso l'Expo di Milano e qui c'è la mia dolce sposa Carmela che diciamo, nel suo significato significa vigna del Signore, o per comprenderlo meglio diciamo giardino pieno di frutti, perché la vigna del Signore certamente non è sterile. Ora io ho avuto la fortuna di incappare in un giardino pieno di frutti, e quindi bene, tanto è che abbiamo fruttificato, diciamo. Ma poi i frutti che la mia sposa mi dona sono innanzitutto tra i vari, il frutto principale è quello di volermi bene nonostante me, perché diciamo, l'amore non si merita. Allora, quando uno ti ama e anzi dona la sua vita per te, è sempre meritato, e quindi poi le fatiche, poi ci appiccichiamo pure, non è che tutte le cose fine, però evidentemente al centro di questa cornice ci sono questi cinque rampolli. Allora, Miriam che ha compiuto 18 anni a novembre, Gennaro che ne ha 16, si capisce che siamo di origini altoatesine, no? Poi c'è Desiree che ne ha 14, Carlo che ne ha 13 e Chiaretta che ne ha 5. Ora, avete visto già le età attuali, questa è una foto di un anno e mezzo fa, così, giusto per intenderci, noi fondamentalmente le nostre battaglie principali sono che questi due non si vogliono ritirare la sera, e quando finalmente si sono ritirati, questa li sveglia. E quindi più o meno, come dire, è questo ciclo continuo. Vabbè, poi ogni figlio, ogni cosa importante, croce e delizia, va bene. E devo precisare, perché così ci conosciamo meglio, che Desiree non è figlia nostra, ha la mamma, va dalla mamma tutti i weekend, quindi è con noi in affido oramai quasi da 6 anni, quindi la contiamo nel numero dei figli, ma la sua mamma ce l'ha, a me mi chiama Marco, non mi chiama papà. 6 anni insieme, altri 2 prima
noi Desiree l'abbiamo incontrata perché è la sorella minore di una compagna di classe di scuola media di mia figlia. Quindi quando mia figlia è andata alle scuole medie ha conosciuto tra le sue compagne, ce n'era una che faceva parte, fa tuttora parte, di una famiglia con una serie di difficoltà, in cui c'è una mamma e sei figli, senza nessun papà in gioco, e già questo dice di una fatica e di una complessità. Poi la mamma non è neanche italiana, e questo dice un'altra complessità, e poi a volte, diciamo, diciamo, si accanisce e quindi nascono varie ulteriori. E le abbiamo conosciute perché appunto in classe con Miriam, quando i miei figli le scuole medie inferiori le hanno fatte tutti quanti alla scuola cattolica del Sacro Cuore che sta a Salerno, noi siamo salernitani anche se da qualche mese abitiamo a Pompei, e quando arrivava l'orario di conclusione, quindi tutti i ragazzi tornavano a casa, questi due ragazzi rimanevano dalle scuole, a volte anche fino a sera tardi, perché la mamma non riusciva sempre ad organizzarsi per andarli a prendere. Intorno a questa cosa è nata in modo semplice la disponibilità di, vabbè, anziché rimanere dalle scuole, casomai venite a casa, così vi fate i compiti, stiamo in compagnia, poi quando mamma può passare, passa. E poi qualche volta non riusciva a passare, quindi l'abbiamo accompagnati noi, e quindi si ferma il caffè, le cose, e poi da cosa nasce cosa. Poi a un certo punto purtroppo la situazione si è deteriorata ulteriormente ed è stato necessario trovare qualcuno che le accogliesse, le ospitasse. In genere se i tuoi genitori non ti possono ospitare, non ti possono tenere, vai da uno zio, vai da un nonno, ma se chi zia e i nonni non ne hai a disposizione, dove vai? Andresti in una casa d'accoglienza. Allora, quando si paventò questo rischio, diciamo così, una delle suore ci disse: non è che voi sareste disponibili. E quindi, ma è una cosa di qualche settimana, appunto. Tanto in 3 anni ci sta qualche settimana, diciamo così, bisogna basta togliere qualche. Va bene, questa è la cornice. Ora, vedete, confrontarci con il tema dell'educazione alla luce dell'amoris. Aspettate un attimo perché c'è una cosa che non va bene. Un momento. Ok. C'era un difetto di impostazione. Vediamo se va. Ecco qua. Alla luce dell'amoris laetitia, vale la pena farlo a partire dal titolo che il Papa, che il Santo Padre dà al capitolo che dedica a questo tema. È il 7° capitolo di un testo molto ampio in cui fondamentalmente si parla dell'amore, un testo che fa bene leggere. Non è un testo, noi siamo abituati a certi testi magisteriali che avrei la laurea in magisteriologia, per capire che vogliono dire. Cioè, questo è un testo, cioè, molto, molto diretto, che parla al cuore, che parla alla storia delle persone, non si preoccupa di essere un libro organico, completo, sistemato, non parla di tutto, parla delle cose che secondo il Papa è importante dire, e le dice con un linguaggio, e in genere queste sono le cose che sono importanti, sono quelle fondamentali, quelle preziose e quelle urgenti. Lui mette un po' insieme queste due dimensioni e parla alle famiglie. In questa parte, che è il 7° capitolo, parla ai genitori e parla dell'educazione dei figli. Il titolo di questo capitolo è questo qua: rafforzare l'educazione dei figli. Potrà metterci qualunque altro titolo, ci mette questo, rafforzare. Ma evidentemente se io dico come titolo che occorre rafforzare qualcosa, significa che mi porto una preoccupazione generale, appunto, da metterla come titolo, e cioè che ci sia una debolezza educativa. No, se il titolo dei lavori che devo fare in casa è rafforzare le fondamenta, io che sta come dire, c'è una forte preoccupazione. E questa preoccupazione, il Santo Padre, mettendogli in bocca delle parole,
potremmo tradurla così. Il Papa chiede ai genitori: dove sono i vostri figli? Gli fa questa domanda: dove sono i vostri figli? Però prima di ragionarci noi, vediamo un breve video di 2-3 minuti, forse 4, in cui proprio il Papa ha fatto un intervento recentemente sull'educazione dei figli, e così diciamo, ci sintonizziamo anche proprio con la viva voce del Santo Padre. Cioè c'è tutto cosa HDMI, queste cose. Allora, usciamo da qua. I genitori oggi corrono il rischio di autoescludersi dalla vita dei loro figli. E questo è gravissimo. È uno dei temi più delicati quello dell'educazione dei figli, che Papa Francesco è intervenuto nell'udienza generale del mercoledì, in cui ha proseguito la catechesi da tempo intrapresa sulla famiglia dei genitori. Il Papa ha detto che diventano spesso eccessivamente appesantiti e possessivi nei confronti del loro figlio, fino a non correggerle mai. Ma tu non puoi correggere il figlio. Tendono ad affidarli sempre più agli esperti, anche per gli aspetti più delicati e personali della loro vita, mettendosi nell'angolo da soli. Una situazione cui fa da contraltare la saggezza biblica che il Papa ha richiamato a braccia, rifacendosi a San Paolo. Voi figli, obbedite ai genitori in tutto. Ciò è gradito al Signore. E voi padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino. Ma questa è una regola sapiente. Il figlio che è educato a ascoltare i genitori, vuol dire i genitori che cercano di non comandare in una maniera brutta, per non scoraggiare i figli. Toccanti le parole del Papa dedicate alle famiglie vittime di separazione. Papà gli parla male della mamma, e la mamma gli parla male del papà, e si fa tanto male. Ma io dirò a voi, i matrimoni separati, mai prendere il figlio come ostaggio. Voi siete separati per tante difficoltà e motivo. La vita vi ha dato questa prova, ma che i figli non siano quelli che portino il peso di questa separazione. Che i figli non siano usati come ostaggi contro l'altro coniuge, che i figli crescano sentendo che la mamma parla bene del papà, e che non siano insieme, e che il papà parla bene della mamma. Quindi la racconto di un'esperienza personale. Ho detto una brutta parola alla maestra. La maestra, una buona donna, ha fatto chiamare mia mamma. Mia mamma è venuta il giorno dopo, hanno parlato fra loro, poi sono stato chiamato. E mia mamma, davanti alla maestra, mi ha spiegato che quello che io ho fatto era una cosa brutta, che non si doveva fare, ma con tanta dolcezza l'ha fatta la mamma, e mi ha chiesto di chiedere perdono davanti a lei, alla maestra. Quando sono tornato a casa,
Incominciò il secondo capitolo, immaginatevi voi, oggi la maestra fa una cosa del genere, il giorno dopo ho due genitori, uno dei due, a rimproverare la maestra, perché i tecnici dicono che ai bambini non si deve rimproverare così. Sono cambiate le cose. Questo i genitori non devono autoescludersi dell'educazione dei figli. In poche frasi richiamo in fondo a una regola che parrebbe di puro buonsenso. Questo rapporto tra genitori e figli di una saggezza, deve essere di una saggezza, di un equilibrio tanto grande. Figli, obbedite ai genitori, ciò piace a Dio, che voi genitori non esasperate i figli chiedendo le cose che non possono fare, capito? Ok. Parlando, c'è un concetto di staccolto, lo dice pure 2 o 3 volte affinché sia. Quindi la prima indicazione per crescerli bene, per tirarli su, è non esasperarli. Evidentemente l'ha detto 2 volte. E non litigare con le maestre, anzi cercare un'alleanza educativa e altre cose. Torniamo al nostro affare qua. Allora, ci stavamo dicendo la questione appunto del rafforzamento, no? E la domanda: dove sono i figli? Dove si trovano? E evidentemente il Papa su questo però è chiaro, dice attenti, perché qui non si tratta di essere ossessionati da una mania di controllo che porta, nella mia esperienza familiare più materna che paterna, però ogni famiglia tiene i suoi equilibri, le sue dinamiche, e un'esperienza, una ossessionata da una mania di controllo porta a mandargli un SMS o un WhatsApp ogni 10 minuti, questo è quello che sta facendo, no? E, come dire, Papa dice non dove sono, nel senso di che stanno facendo in questo momento, dove stanno, anzi sotto questo aspetto invita a non stare troppo addosso. Il tema che lui pone è dove stanno andando nella vita, cioè a che punto sono del loro viaggio esistenziale. E fa proprio 2 domande precise, ve la pongo in termini di domanda, sono delle affermazioni ma che a noi suonano come un quesito. Tuo figlio dove sta posizionato dal punto di vista delle sue convinzioni e dei suoi obiettivi e dei suoi desideri e del suo progetto di vita? A che punto sei? Intanto verrebbe da chiederci, ce l'ha un progetto di vita? E a che punto è? E qual è questo progetto? Va verso il successo, verso la carriera, verso il godimento, verso in che direzione va? Essenzialmente al Papa interessa, e questa è un po' la chiave di lettura di tutto questo capitolo, interessa dire ai genitori: cercate di comprendere in che modo, cercate di accompagnare i vostri figli a coniugare due grandi dimensioni, che sono quella della libertà, perché la libertà è figlia del disegno di Dio Padre sull'uomo. Dio Padre ci ha creato liberi per amore. Se non fossimo stati liberi non ci potrebbe neanche essere una relazione d'amore. L'amore ha bisogno di una cornice di libertà per potersi esprimere. Ma dice il Papa, quanto i nostri figli, quanto tuo figlio riesce a coniugare la libertà con la responsabilità. La dice proprio così, nei punti di incrocio, cioè quando ti trovi nelle situazioni concrete nelle quali devi compiere una scelta, sa scegliere con buonsenso e intelligenza. Evidentemente questo non ha a che fare con il grado di istruzione, non ha a che fare, tiene dentro gli elementi essenziali del modo di stare al mondo. Comprende che la sua vita
e quella anche della comunità familiare, diceva, quindi della famiglia e poi anche degli amici e della comunità tutta, è nelle sue mani, la sua vita e quella della comunità è nelle sue mani, e che questa libertà, potremmo dire anche questo potere che tu hai di far bene o di far male, ma innanzitutto il potere, la libertà che hai di far bene è un dono immenso. Ora, questi quesiti evidentemente ci raggiungono come genitori e poi qua, come dire, abbiamo figli di età diverse, no? Casomai alcuni di voi mandano in questa scuola il primo figlio, altri mandano l'ultimo, e quindi, come dire, anche le età familiari si mescolano, non basta avere un figlio in classe con il figlio dell'altra famiglia, ci sono a volte generazioni che si intrecciano, e a volte il primo figlio ha l'età dei genitori, del compagno di classe, di quello più piccolo. Ebbene, qui la grande questione è quanto riusciamo a metterli in viaggio, quanto il viaggio che noi facciamo con loro li attrezza a viaggiare da soli, a viaggiare bene innanzitutto, a viaggiare nella direzione giusta. Ora, questa domanda in realtà dentro ne tiene, no, per rispondere a questa domanda dobbiamo porci, siamo chiamati a porcene un'altra. Quando sono stato invitato, lo stimolo era di condividere alcune riflessioni sul settimo capitolo, ma anche sul primo. Il primo capitolo offre una chiave, il titolo mi pare che sia Alla luce della parola, se vado a me, a memoria. Alla luce della parola di Dio, cioè cosa dice la Bibbia, qual è il progetto di Dio sulla famiglia. E sulla famiglia tutta, quindi anche su di noi. Allora noi, per poter dire, per poterci confrontare su dove stanno i nostri figli, dovremmo chiederci dove stiamo noi, a che punto stiamo noi con questa storia che ci capita di vivere. E, libertà e responsabilità, dicevamo, no? A noi quanto siamo liberi? Non liberi nel senso del tempo libero. Quanto siamo liberi dentro? O ci sono dei legacci, ci sono delle ferite, ci sono delle storie che ci frenano, o ci sono dei desideri che aleggiano e che ci distraggono, ci distolgono. E poi quanto siamo responsabili? Il Papa parla dei figli dicendo che hanno nelle loro mani un potere, un dono immenso, e cioè la vita loro e della comunità. E noi ce l'abbiamo ancora di più, perché noi siamo quelli che in questo momento sono gli adulti. E a questa comunità quanto bene doniamo. Ora, dice il Papa, lo dice proprio nel primo punto del capitolo 7, dice: cari genitori, tenete presente una cosa, e cioè che voi inevitabilmente incidete sulla vita dei vostri figli, inevitabilmente. Poi potete incidere bene o male, ma è inevitabile che ci sia una profonda influenza nostra sulla vita dei nostri figli. Richiama il Papa questa esperienza, perché facciamo tutti quanti, però lo dice con chiarezza, dice: guardate, giusto per essere chiari, e ognuno facendo un attimo un esame sulla propria esistenza, ci sono inclinazioni, modi di fare, atteggiamenti che abbiamo maturato nell'infanzia e che a tutt'oggi ci accompagnano. Dice il Papa: inclinazioni maturate nell'infanzia che in modo profondo influenzano la persona per tutta la vita. Cioè, significa che quello che noi facciamo con i nostri figli oggi influenzerà loro oggi, domani, fra 50 anni, i loro figli, i nipoti. Quindi, come dire, che potere, no? che abbiamo nelle mani. Ora,
Sant'Ignazio di Antiochia diceva che nel compito educativo è molto importante quello che diciamo. E su questo siamo d'accordo. Diceva anche che è ancora più importante quello che facciamo, e questo lo abbiamo chiaro, no? Cioè conta più l'esempio delle parole. Ma Sant'Ignazio di Antiochia diceva una cosa ulteriore, diceva, ma conta ancora enormemente di più quello che siamo, prima ancora di quel che facciamo e di quel che diciamo, quello che siamo. E noi quanto siamo e cosa siamo? Ecco, allora, la prima responsabilità educativa, il primo compito che un genitore deve assolvere per essere un buon genitore, essere un uomo e una donna adulta, matura, orientata al bene, che ha una profonda spiritualità, una persona bella, che non significa una persona perfetta, evidentemente. Il Papa aggiunge questa sottolineatura, dice così: lo sviluppo di un figlio richiede un'esperienza fondamentale, e cioè credere che i propri genitori sono degni di fiducia. Cioè, i nostri figli riescono a crescere bene e saranno adulti a loro volta affidabili se sperimentano che siamo affidabili noi, se comprendono, facendo l'esperienza, che siamo degni di fiducia. Ora, degni di fiducia è una parola grande, tanto degno significa proprio meritevole. Dicevo, l'amore è immeritato, no? Degni d'amore sarebbe impossibile, perché l'amore è così ampio e infinito. Degni di fiducia, essere verso i nostri figli, meritare la loro fiducia. E poi la fiducia che cos'è? Noi diciamo il primo capitolo, noi giochiamo tra il primo e il settimo, il primo capitolo affronta il tema dell'amore nella famiglia alla luce del messaggio biblico, della parola di Dio. Ebbene, la parola fiducia nella Bibbia è nella grandissima parte delle volte utilizzata per descrivere la relazione tra l'uomo e Dio, cioè è Dio che è degno di fiducia, non gli uomini, Dio. Anzi, quelle poche volte in cui la usa la Sacra Scrittura rispetto agli uomini, la usa ad esempio come dice Geremia, dice così: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Allora, vedete, a questo punto della serata uno potrebbe dire, vabbè, chiudiamola qui, ritiriamoci a casa, ritiriamoci, sì, si può, possiamo fare cambio, possiamo fare la sostituzione, cioè, coinvolgiamo qualcun altro. Se questo è il quadro, come mai potremo farcela? Con le nostre imperfezioni, le fatiche, le ferite, le storie, gli errori, anche le cose belle, ma non tutte le cose brutte che purtroppo riusciamo a sfornare. È interessante una fiction che c'è stata recentemente, non ricordo qual è la rete, comunque andata in onda su una rete nazionale, che aveva al centro alcuni adulti impegnati nell'educazione dei loro figli adolescenti. Il titolo di questa fiction è "Come fai? Sbagli". Forse qualcuno se l'è vista. Come fai? Sbagli, cioè, come fai? Fai, ma siamo di fronte ad un vicolo cieco? Come faremo ad essere meritevoli di fiducia se l'unico meritevole è il Padre Eterno? Ecco, allora, qui lettera che il Papa manda a tutti noi dice qualcosa di forte, che rompe il rischio di una cappa. Il Papa è ben consapevole di quelle che sono le sfide, le fatiche della famiglia, anzi a queste, la descrizione di queste dedica un intero capitolo, per dire quali sono i guai, come siamo messi. Ma questo non gli impedisce di chiamare questa lettera con il titolo "La gioia dell'amore". La gioia dell'amore, anzi, la gioia dell'amore si vive nelle famiglie. Cioè, sta dicendo il Papa che questa sfida complessa, in
intanto non è una sfida triste. C'è da fare una salita, evidentemente. Ma l'ultima parola in questa salita non è la fatica. C'è una gioia che ci può sgorgare da dentro e di cui a volte a pezzetti facciamo già esperienza. Ma il Papa ne parla in modo più ampio, la gioia dell'amore, quindi come dire, di tutto questo ciclo di relazioni forti che ci sono in famiglia, è la cornice nella quale il nostro discorso si inserisce. Cioè fondamentalmente il Papa dice, guardate, bisogna reagire al rischio dello scoraggiamento, portandoci dentro una speranza forte. Però, se il Papa parte nel primo capitolo dal riflettere sulla gioia che è nelle famiglie, a partire dalla parola di Dio, non lo fa soltanto perché vogliamo prendere da parola prima la Bibbia, ma perché ci propone, ci indica qual è la fonte di questa gioia. C'è una promessa di gioia, c'è una certezza di gioia, ma c'è anche un'indicazione chiara su qual è la fonte. La fonte non è nostra, la fonte non è interna, non siamo in grado di autoprodurre questa cornice di gioia che, vedete, rende possibile poi l'avventura educativa. Perché se quel che trasmettiamo ai nostri figli è innanzitutto quello che siamo, nemmeno quello che diciamo che facciamo, sul quale impegnandoci potremmo cercare di... No, ma quello che siamo, se io dentro sono amaro, triste, arrabbiato, esaurito, incattivito, non mi fido, e potremmo fare una lunga lista, e questo è quello che passa ai figli miei, non gli passa altro. Allora, se io desidero che loro possano sperimentare la bellezza di stare al mondo e non pensare ogni tanto era meglio se non nascevo, e questa è una tentazione che ogni tanto viene a tutti, e allora diventa necessario noi stessi comprendere qual è la fonte. Vedete, io L'Amoris Laetitia l'ho letta in una edizione che è stata stampata dalla LDC, che è una casa editrice cattolica, la quale inserisce, prima del testo del Papa, inserisce una introduzione fatta da un vescovo italiano, che è Monsignor Pietro Maria Fragnelli, che è l'attuale responsabile nazionale della commissione episcopale, cioè di quella, diciamo, per conto della conferenza dei vescovi italiani, lui è quello che è il vescovo che presiede la commissione che si occupa di pastorale familiare, anche di pastorale giovanile, ma come dire, potremmo dire è il vescovo in questo momento d'Italia più attento a questi temi, se non più attento a quello che ha un incarico, diciamo, di maggiore responsabilità. Ebbene, gli hanno chiesto di fare una breve introduzione. Che cosa fa il vescovo Fragnelli? Entra direttamente in questa questione di cui stiamo parlando noi e ci suggerisce, per non leggere tutto il primo capitolo, ci suggerisce immediatamente qual è la soluzione. Come fa? Accosta il primo numero, il primo paragrafo dell'Amoris Laetitia, che inizia proprio dicendo la gioia dell'amore si vive nelle famiglie, lo accosta al primo numero dell'altra grande lettera che il Papa ha mandato all'umanità, che è l'Evangelii Gaudium, la quale recita così: La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Cioè, praticamente, quello che ci viene comunicato è questo. Guardate, noi possiamo decidere di essere famiglia a prescindere dal Padre Eterno, o di essere famiglia con l'aiuto del Padre Eterno. Ora, vedete, quella famiglia è un dato naturale, se sposano pure, comunque mettono su famiglia anche le persone che non hanno la fortuna, la grazia ricevuta di trovarsi all'interno di un percorso di spiritualità cristiana, di incontro vivo e forte con il nostro Signore Gesù Cristo. Ebbene, abbiamo queste due possibilità. È vero che siamo sposati in chiesa, ma la questione è: nella quotidianità come ti giochi la vita? Te la puoi giocare autonomamente e poi casomai vai a messa la domenica, oppure te la giochi tutta con Gesù Cristo? Ebbene,
Fondamentalmente questa fonte di gioia, questa chiave, sta qui dentro. Vedete, però forse ci aiuta anche il numero 2 dell'Evangelio di Gaudium, che dice qual è la fonte della tristezza. Perché sai, a volte diciamo, perché la fonte della gioia è Gesù Cristo. Ah, bravo, bravo, però poi si può concretamente, che nessuno la fa, ho già andato a messa, che nessuno la fa. Allora, facciamo il confronto con quello che non dovremmo fare. Articolo punto 2 dell'Evangelio di Gaudium. Il punto 2 parla della tristezza, che è all'opposto della gioia. Tristezza, amarezza, angoscia e così via. Il Papa parla di una grande e diffusissima tristezza individualista, cioè qualcosa che attanaglia l'animo dei singoli, delle singole persone, e che scaturisce da un cuore comodo e avaro. Un cuore comodo e avaro. Dalla ricerca malata di piaceri superficiali e dalla coscienza isolata. Queste sono le tre cause della tristezza. Le tre grandi cause, potremmo dire, i tre cavalieri dell'Apocalisse, diciamo così, della tristezza, che dispensano amarezza in giro per il mondo, eppure dentro tengono tutte e tre quello che scegliamo noi, un cuore comodo e avaro. Io basta, non ce la faccio più, già tengo due figli, siamo incappati in una terza gravidanza, chi caspita ce la fa? Chi ce la fa? E chi ce la fa significa non mi voglio scomodare ulteriormente, poi c'è anche una fatica effettiva, ma come anteporre la mia, diciamo, stanchezza a una vita? La ricerca malata di piaceri superficiali. E qua poi ognuno si può fare la sua lista, vedete, in mente la lista dei maschietti, che non vi comunico, ok? E che sta sempre là, ogni tanto a chiamarti, eh? La ricerca malata, perché noi dice la ricerca è il piacere di per sé, il piacere è meno di padre, quindi come dire, il problema è la ricerca malata e di piaceri superficiali, banalizzati o animalizzati, eh? Tanto siamo tra adulti, 10 milioni di uomini, di maschi italiani, frequentano le prostitute, 10 milioni, in Italia tutti i maschi sono una trentina di milioni, no, togliamoci i bambini, togliamoci gli anziani, a che potremmo arrivare? 20 milioni, significa, ragazzi, che uno su due, scusate il termine, uno su due, no, uno su 20. E allora, ricerca malata di piacere ufficiale, ci abbiamo chiaro che significa. Ok? Bene. E quella apparente immediata soddisfazione produce una tristezza che si toglie addosso. E infine la coscienza isolata. Vedete, il Padre Eterno ha inventato la famiglia, ha inventato innanzitutto il matrimonio, per superare, per sconfiggere la solitudine. Cioè, il Padre Eterno stesso a un certo punto si rende conto, prende coscienza della necessità di inventare la famiglia dopo che aveva già creato Adamo. Vi ricordate la storia? Adamo era triste, gli fa fare una serie di cose, rimane triste, tipo gli animali, le cose, eccetera. Rimane triste, a quel punto il fratello realizza e dice: non è bene che l'uomo sia solo, e fa la donna, no? Ok. Ora, il rischio è stare in coppia, stare in famiglia con l'idea che non dobbiamo proprio condividere fino in fondo tutto. No, che c'è questa sorta di privacy che ognuno in qualche modo deve mantenere, però chi la utilizza con la password sul proprio telefonino, chi non racconta tutte le cose. Ora, questi tre sono i tre grandi inganni che ci attanagliano. Potremmo poi individuare tanti altri. Ora, io mi affido a queste parti, a queste indicazioni per non richiamare più il primo capitolo, perché ce lo siamo detti chiaramente, no? Cioè, noi stessi la gioia la possiamo attingere soltanto da una fonte precisa. Scusate, dico giusto quest'ultima: il Vangelo di oggi, le letture di oggi, San Pietro che dice a quelli che hanno appena ucciso Gesù Cristo,
dice francamente Gesù di Nazareth, che voi avete crocifisso, è la pietra angolare, solo in lui c'è salvezza, solo in lui c'è salvezza. Quindi la questione è, noi siamo convinti che solo in lui c'è salvezza, altrimenti hanno perso in partenza. Ora, cioè, diamo per buono che siamo convinti di questo e ritorniamo, al capitolo 7. Il Papa entra nel merito anche poi di una serie di consigli concreti, cioè gli sta a cuore dare delle indicazioni diciamo immediatamente utilizzabili, ok? Non fa soltanto discorsi di teologia e così via, e cerca di rispondere a due grandi domande. In realtà questo capitolo è composto da 6 paragrafi, vi leggo soltanto il titolo, i titoli: la formazione etica, cioè i valori, come trasmettere i valori ai nostri figli, il valore educativo delle sanzioni, cioè il fatto che ogni tanto i figli ce l'ha pure qualche sanzione, non è che siano tutte rose e fiori, no? Quindi il valore educativo entra in questo, perché lui fa anche l'esempio di quando la sua mamma, la maestra, eccetera, pone la questione, cioè l'educazione oggi, l'amore verso i nostri figli, ci chiede di soddisfare tutti i loro bisogni, basta, o ci chiede anche altro? Quindi il valore educativo delle sanzioni, il paziente realismo, cioè non abbiamo la fretta di vedere, diciamo, non sciupando i definiti nostri, diciamo, chi dice il prossimo premio Nobel, che non è detto che ci sia, no? Quindi realismo, ma anche paziente, quindi senza fretta, senza ansia. Poi sottolinea quanto è importante proprio la quotidianità della vita familiare come primo luogo educativo, cioè proprio il fatto che si mangia insieme, che ci si organizza, questa quotidianità è, perché uno potrebbe dire, ma dunque che già fa? Non devi campare un momento, però devi farlo con una serie di attenzioni, con quella gioia profonda, con una serie di attenzioni. Quella stessa quotidianità permetterà a questi ragazzi e a queste ragazze di essere uomini e donne capaci di costruire il bene. L'educazione sessuale, che è un tema molto importante, quanto è difficile affrontarlo con i nostri figli, e la trasmissione della fede. Ora, lui affronta questi 6 temi, su ciascuno di questi temi vorremmo parlare, come dire, intere serate. E allora, proviamo a fare in questo modo, e cioè, questi vari paragrafi sono fondamentalmente attraversati da una serie di indicazioni che rispondono a questi 2 tipi di domande. C'è un gruppo di domande che dice, ma qual è il senso? Perché? Cioè, come dire, sì, a mio figlio devo anche imparare a non insegnare a non dire le parolacce, ma perché? Cioè, cosa ci sta dentro? Verso dove lo sto portando? Quando il Papa chiede dove sono i vostri figli, intende appunto in quale progetto di vita. È un progetto di vita, è come un viaggio. Oltre a capire come guidare l'automobile, devo anche capire dove sto andando, se prendo di fare delle tappe o meno, come dire, è tutto il viaggio, no? Quindi c'è un perché che ha a che fare con il senso da dove partiamo e dove arriviamo e così via, e poi anche come, qual è il metodo, quali sono le modalità concrete, diciamo così. Potremmo dire, qua risponde a chi è l'uomo e qui a come proprio praticamente accompagnarlo affinché lo diventi, ok? Io vi segnalo 2 o 3 risposte, Papa ne dà di più, ma 2 o 3 risposte su questo e 2 o 3 risposte su questo, giusto così per riscaldarci un poco, e poi se abbiamo ancora tempo, perché nel frattempo forse sto andando lungo, avevamo pensato di chiedervi diciamo, la vostra opinione, diciamo così. Allora, ci siamo o vi dovete già ritirare tutti quanti a casa? Ciao, Gemma. Ok, allora, sul perché, qual è il senso, qual è il fine? Allora, prima cosa, il Papa molto chiaramente dice, guardate, care famiglie, il vostro ruolo è insostituibile. Cioè lo dice con chiarezza, non potete delegare. Mettetelo in testa, non potete delegare. Certo che a volte è faticoso. Per esempio, in Italia, ogni 5 famiglie con figli minorenni, una è monogenitoriale, cioè c'è stata tutta la mamma, 1 su 5, è faticoso assai. Poi con la crisi economico-finanziaria,
lavorano tutti e due, doppio lavoro, triplo lavoro, quindi come dire, è faticoso. Dice il Papa, lo sa che è faticoso, ma non potete delegare lo stesso. Quindi è molto chiaro. Per due motivi lo dice: primo, perché dovete svolgere un ruolo attivo, e fa proprio riferimento ai momenti che passiamo con i nostri figli. Cioè lo dice, ma voi ci passate del tempo con i vostri figli? Prima ancora di dire come, in che modo, ce lo passate, ce lo passiamo, diciamo, no? Ce lo passiamo, il paolo non ci dà, perché è importante non è tanto la quantità, ma la qualità. E vabbè, facciamo cosa? Cuciniamo benissimo e mangiamo una volta a settimana. Vediamo se funziona. Allora, pure la qualità ci vuole, perché possiamo mangiare 5 dei pericoli, però si mangia 3 volte l'ora, il secondo alcuni 5, perché ci vuole anche lo spondino. Quindi, come dire, va bene il discorso della qualità, ma la qualità è anche figlia della quantità, altrimenti siamo estranei. Rischio poi, in quella uscita mensile, con tutti i sensi di colpa che mi porto, di fargli fare una sorta di, diciamo, uscita da Dio alienante, però poi alla fine dentro non c'è una relazione, lo sto riempiendo di cose per colmare dei vuoti. Ruolo attivo, quindi. Poi dice il Papa, c'è anche un ruolo difensivo, evitare nocive invasioni. I nostri figli sono bombardati, in particolar modo dai media, a partire da quello che riescono a, diciamo, fruire attraverso l'uso del telefonino. Si sembra tutto quanto grosso, no? Se io sul telefonino vado e scrivo tette, esce l'enciclopedia, ma no descritta, l'enciclopedia fotografica. Allora, come dire, ci sono delle invasioni fortissime che schiacciano, che schiacciano. C'è un'iniziativa che si chiama Puri di Cuore, che cerca di rilanciare nei genitori l'idea di accompagnare i figli a comprendere l'importanza di avere un cuore pulito, perché l'alternativa l'alternativa è sporca, che il cuore dei nostri figli si sporchi. Ora, il sottotitolo di questa campagna Puri di Cuore è, ma lo dice così, lo sterminio silenzioso. Cioè noi non ci rendiamo conto di quanto i contenuti pornografici, ma questo per fare giusto l'esempio più eclatante, distruggono la possibilità di una purezza d'animo, che è la premessa per poter amare. Perché vedete, se io cresco con l'idea che nel momento in cui tocco una donna, nel caso mio faccio l'esempio di mia moglie, se cresco con l'idea che non la tocco per accarezzarla, renderla cara, impreziosirla, cioè io con quella carezza sto donando qualcosa, se invece cresco con l'idea che il toccare serve per prendere, è finito. Allora, puro di cuore significa capace di donare anche quando tocchi, è questo, come dire, la dice lunga. Ok, quindi ruolo attivo, ruolo difensivo. Ok, poi fa un altro ragionamento il Santo Padre, dice: ragazzi, la libertà è un dono, ok? Lo dice chiaramente, però dice: stiamo attenti, non confondiamo la libertà con la volontà, cioè essere liberi significa fare tutto quello che vogliamo, e non è così. Cioè, allora che dobbiamo fare? Dobbiamo, come dire, impedire le passioni, impedire i desideri, perché dobbiamo impedire ai ragazzi di fare quello che vogliono? Perché dice il Papa, attenti, perché non tutto quello che vogliono è espressione di libertà. Perché ci sta anche la schiavitù dalle passioni, la schiavitù, il condizionamento di certe situazioni. Allora, non sempre quello che tu vuoi è espressione di una tua libertà. E vi voglio proprio leggere questa frase che c'è. Il Papa dice così: qualcuno potrebbe volere qualcosa di malvagio, con una grande forza di volontà, ma a causa di una passione irresistibile di cui è schiavo. Ad esempio, che a che storia la rileggo con calma, e poi qualcuno, noi, i nostri figli, potremmo volere qualcosa di gravemente sbagliato, di malvagio, e volerla con grande determinazione, non perché siamo liberi di sceglierla, ma perché siamo schiavi di una passione irresistibile. Ad esempio, perché ha già sfugato, ma di che parliamo? Ok, con tutti i rischi, con tutta, non solo l'infedeltà, tutti i rischi, ma di cose assurde, ok? Quindi, cioè, stiamo attenti,
Educare i nostri figli alla libertà, tornando alla parte della lezione educativa, significa, voi state registrando pure queste cose che dico, prostituzione, non più. Vabbè, ad ogni modo l'importante è che il messaggio arriva. Allora, no, perché ci dobbiamo capire, perché altrimenti caspita ci fermiamo a fare, abbiamo fatto il discorsetto. Dice il Papa, la libertà vera va educata, non passa attraverso il fatto che i nostri figli possono fare tutto quello che vogliono. E dice, vedete, noi dobbiamo educare il cuore e dobbiamo educarlo affinché sia un cuore virtuoso anziché vizioso, dove la virtù significa l'inclinazione al bene. Un uomo virtuoso non è soltanto un uomo che compie il bene, è un uomo al quale gli viene facile compiere il bene. Un uomo vizioso non è soltanto uno che compie il male, ma uno al quale gli viene facile compiere il male. Allora non vorremmo dire, ma questa tendenza, questa facilità verso il bene o verso il male, come si acquista? Come si costruisce? Si costruisce compiendo il bene o compiendo il male. Cioè tu, compiendo il bene, anche quando è faticoso, anche quando ti costa, volta per volta, maturi, costruisci, strutturi in te la capacità di farlo in modo sempre più pieno, sempre più donato, sempre più, potremmo dire, facile, nel senso che ti viene proprio il gusto del bene, anche quando costa. Okay? Lo stesso però avviene anche, riguarda anche l'altra ipotesi. E cioè, a forza di compiere atti negativi, quella negatività ci entra dentro, si struttura dentro di noi. E allora significa concretamente impedire ai nostri figli di compiere, perché è possibile per noi, atti negativi. Cioè, mi devo preoccupare di cosa fa mio figlio la sera in camera col telefonino. Non è detto che quando va a dormire si debba portare il telefonino appresso. Perché se lo usa mentre siamo a tavola, inquiniamo il dialogo familiare. Se lo usa quando sta in camera sua, inquiniamo qualche altra cosa. Allora, su questo, no, cioè, ma allora questo non può mai farsi una telefonata, diciamo, riservata con gli amici suoi. È l'una notte. Allora, quindi, come dire, su questo, evidentemente, ci dobbiamo intendere. Ok, poi ancora dice, questa, ce ne sono varie altre, ne dico una sola, saltando l'alcuna, ci sarebbe educare all'attesa, perché il tutto è subito, anche quello è un vizio. C'è l'educazione al pudore, ma diciamo qualcosa sull'educazione alla fede, perché altrimenti il rischio è che noi, quando anche comprendiamo che dobbiamo attingere a quella fonte di gioia di cui ho parlato prima, poi alla fine non ci impegniamo altrettanto a trasmetterla ai nostri figli. Ora, vedete, la fede è un dono di Dio, non è che noi inculchiamo la fede, è un dono di Dio, ma Dio per dare questo dono utilizza uno strumento, ne utilizza vari, uno degli strumenti che Dio utilizza sono i genitori. Quindi noi stiamo dentro la dinamica che il Padre Eterno ha ideato per donare la fede ai propri figli. Come? Beh, allora, insegnare, questo ci vuole il Padre, insegnare ai figli piccoli a dare un bacio a Gesù o a Maria. Dice il Papa, vedete, dice così, in quel momento il cuore dei piccoli si trasforma in spazio di preghiera. Piccole cose che attengono la vita quotidiana, così come rispetto ai figli più grandi, gli dice pregate insieme con i vostri figli più grandi, cioè, santità, ma noi qua il tempo c'è poco. Ma ci mangiate insieme, una volta al giorno, almeno una volta al giorno, insomma, due o tre volte a settimana, almeno a Rubino ci mangiate insieme, sì, benissimo. E si può fare che mentre state a tavola leggete un rigo del Vangelo, che non deve per forza occupare tutto il pranzo, ma leggete un attimo il rigo del Vangelo e su quello eventualmente nasce un piccolo scambio di 5 minuti, dopodiché continuate a mangiare delle altre cose. Cioè, come dire, usando quelli che già sono i tempi della vita familiare, perché se io non prego con i miei figli, come faranno a comprendere la bellezza della fede e le ragioni della fede? Chi gliele trasmetterà? Evidentemente poi su questo si può dire anche come prepararci insieme coloro i sacramenti, cioè se mio figlio fa la prima Eucaristia, la prima comunione,
È una cosa che se la vede lui la parrocchia la carista o mi coinvolge e fino a che punto? Ebbene, su questo poi è interessante anche a volte farsi aiutare pure da qualche sano sussidio, perché se ma io non so come fare, compra il librettino e diciamo, su questo, oppure chiedi a qualcuno che ti dia indicazioni. L'altra dimensione riguarda il come, il metodo, in realtà nelle cose che ci siamo detti un po' di metodo già è uscito, però vale la pena citare alcuni aspetti. Il primo ingrediente educativo, dice il Papa, è l'amore, ma occorre che questo amore sia percepito dai figli. Cioè c'è un detto popolare, falso, sbagliato, che dice che i figli si baciano la notte, si baciano quando dormono. Allora, poi se te vuoi baciare pure quando dormono, fai tu. Ma li devi baciare pure quando ci svegli, perché devono rendersene conto. Per crescere c'è bisogno, numero 263, se non ci credo, quando lo legge, numero 263, dice il Papa, per crescere c'è bisogno che il figlio senta, percepisca, faccia esperienza di essere prezioso per i suoi genitori, nonostante le sue imperfezioni. Percepisca di essere prezioso nonostante che non sia perfetto. Ora, vedete, questa frase ci sta dicendo che noi dobbiamo far sentire i nostri figli che sono preziosi, ma c'è paura fa capire che non sono perfetti. Ora, queste due cose viaggiano insieme. Perché se io ti dico che non sei perfetto, ma in modo tale in cui che non emerge, non comprendi che per me sei prezioso lo stesso, vivi una desolazione incolmabile, diventa una tragedia. Se invece io ti dico che devi essere il più bravo della classe, devi essere sempre il voto più alto, ci sono gente che deve essere perfetto, è talmente un'angoscia che non riesci a cavare. Dire che tu per me sei prezioso nonostante i tuoi difetti, ah, ok? E questo però in qualche modo deve poter emergere, che significa apprezzare il figlio, avere fiducia di lui e quant'altro. Quindi il primo ingrediente educativo è l'amore percepibile, il secondo la correzione amorevole. Dicevamo il valore educativo delle sanzioni, eh? Ok, intanto il Papa non usa il termine punizioni. Fa intuire che c'è stato quel secondo capitolo a casa sua, ma non dice che l'hanno picchiato a sangue. Probabilmente no. Quindi, come dire, bando alla violenza. Anzi, il Papa lo dice con chiarezza: attenzione, bisogna correggere il figlio in modo amorevole. Correggerlo, ma in modo amorevole. No, perché uno potrebbe anche correggerlo con risentimento o con rabbia. A quel punto, al tuo figlio non arriva il valore educativo, arriva il sentimento della rabbia. Se invece io poi, nessuno è perfetto, ti capiterà una volta in cui sei proprio esaurito, e pazienza, il giorno dopo gli chiedi scusa e ricominci. Se sei sforato, gli chiedi scusa e ricominci, perché se non gli chiedi scusa, lui capisce che se può sforare. Per te è stata un'eccezione, per lui può diventare una regola. Ok, correggerlo in modo amorevole. Dice il Papa però, come si fa a fare in modo tale che la disciplina, vedete un po', quindi come era un po' lontano anche da. Come fare in modo tale che la disciplina sia, diciamo, un argine che favorisce il cammino, ma non divenga un muro che schiaccia e che annulla? Ce l'ha detto nella parte finale del video, e cioè correggere sì, ma senza esasperare. Ok, quindi deve esserci questa amorevolezza nei modi, ma anche poi nei contenuti, cioè non pretendere una perfezione che altrimenti. Ok. Poi dice anche testimoniare la gioia, ma questo ce lo siamo già detti, però lo dice rispetto alla trasmissione dei valori, cioè se, riprendendo uno dei temi che ho toccato prima in modo un po' forte, poi tagliamo qualche parte. Se la fedeltà coniugale è qualcosa di bello, è un valore, lo deve poter percepire. E queste cose, se le chiedete, si percepiscono, se le coltivi, si percepiscono, se non le coltivi. Ma riguarda anche l'onestà. No? I valori sono, dice il Papa, occorre presentarli in modo che appaiano desiderabili.
altrimenti per quale motivo autoflagellante dovrebbe sceglierli? Soltanto perché l'abbiamo detto noi, soltanto perché allora, i valori sono quei paletti, quegli argini che ci fanno camminare meglio. Il valore quando guido è non fare così con lo sterzo. Evidentemente lo capiamo, e se proprio non ne fossimo convinti, proviamo a fare così con lo sterzo. Ora, in questo, come dire, farglielo percepire, fargliene fare esperienza, custodire il dialogo, i tempi stretti, la fretta, il lavoro, eccetera, e i telefonini, la televisione, il computer, cioè sono mangiati il dialogo familiare. Senza il dialogo non c'è possibilità, dopodiché non c'è possibilità di crescita, di educazione, di trasmissione. Dopodiché questo dialogo è fatto di piccoli momenti quotidiani, perché ogni giorno dobbiamo stare un'ora e mezza a parlare, di piccoli scambi quotidiani e di alcuni momenti scelti. Allora ci sta che quotidianamente andiamo un po' più di fretta, certo ti chiedo come sta, cerchiamo di costruire alcuni pasti insieme nel corso della settimana, ma però una volta al mese ci andiamo a fare la passeggiata. Una volta a settimana, una volta a settimana, però almeno una volta al mese, e poi se c'è 5 figli, esci sempre con tutti e 5 contemporaneamente, diciamo ottimo, no, forse era 8 con 1, una volta tutti quanti insieme, una volta con 1, una volta con l'altro. L'attenzione al dialogo anche personale, al dialogo intimo, profondo, questo per poterlo costruire occorre che ci sia del tempo. Sentite, dice tante altre cose, ma concludiamo con questa sollecitazione. Vedete, noi abbiamo parlato del senso, dei valori e del come. Fondamentalmente il Papa ci dice, vedete che i valori sono sempre quelli, non sono cambiati. Questa è una realtà certa, anche già chiara, che non va modificata, sconfessata, quello che c'è il Papa, però noi dobbiamo capire oggi il metodo quale deve essere. Non è detto che la modalità possa essere quella che c'era una volta, tant'è che dice con chiarezza, e lo dice proprio al primo numero, dopo aver detto che ogni genitore inevitabilmente trasmette ai propri figli il bene o il male, dice così: la famiglia non può rinunciare ad essere luogo di guida, anche se per far questo dovesse reinventare i suoi metodi e trovare nuove risorse. Cioè sta dicendo, cari ragazzi, qua ci vuole l'intraprendenza. Voi dovete dar da fare, voi e la comunità ecclesiale nella quale siete inseriti. E allora, dicevamo prima, non è buono che il genitore eserciti un controllo ossessivo nei confronti del figlio, cercando di capire ogni 5 minuti dove si trova. Evidentemente questo sarebbe sbagliato, però come facciamo a proteggerlo se nel frattempo non gli stiamo dietro? No, sembra quasi una cosa impossibile. Come si fa? Lo si fa, suggerisce il Santo Padre, con le alleanze educative. Lo si fa capendo che tu non sei l'unico giocatore, che ce ne sono altri che insieme con te possono contribuire. Allora qui occorre pensare, come genitori e come chiesa, come comunità anche civile, ai contesti educativi. Il primo contesto, vedete, oltre alla famiglia nucleare, sono i parenti. Io mi organizzo in modo tale che mio figlio stia un tempo sufficiente con i nonni e con gli zii e con i cugini, in questo sistema di relazione, perché troverà verosimilmente in questi altri adulti confermanti un certo tipo di impostazione. E poi io ad esempio sono cresciuto chiamando zio e zia anche alcuni altri adulti che abitavano vicino a dove abitavo io. Le ricordo in particolare due, uno degli sposi, zia Rosa e zio Pasquale. Io ho passato molti pomeriggi a casa loro perché i miei genitori lavoravano e noi me li hanno regalati i miei genitori, questi zii acquisiti, perché hanno costruito con queste altre persone delle relazioni significative. Quanti zii ulteriori doniamo ai nostri figli? Cioè con quanti altri adulti ci andiamo ad alleare? Perché far andare mio figlio a casa tua e poi tuo figlio a casa mia significa, come dire, moltiplicare la possibilità di stare in gioco. E poi le scuole cattoliche, per fortuna che ci stanno, e per fortuna che ci stanno, vedete, non è che ci sono sempre state, se sono nate per l'intraprendenza di alcuni, forse dovremmo porci il problema di come non farle chiudere, anzi di come incrementarle. Noi siamo in un'epoca di, diciamo, riduzione dell'offerta,
E le parrocchie? Le parrocchie rispetto alla crescita dei nostri figli, che loro giocano? E quanto noi comprendiamo che tra il fare 3 ore di musica e lo stare 3 ore in parrocchia c'è una grande differenza? Se in parrocchia riusciamo però a condividere, abbiamo costruito la possibilità di un'alleanza educativa, perché quello è uno spazio esterno alla famiglia dove lui si può sperimentare ma in qualche modo protetto. Okay? Allora, chi deve costruire i contesti educativi se non noi, insieme con gli altri genitori come noi? Ebbene, come vedete, di questa sana, o potremmo dire santa, intraprendenza c'è un grande bisogno. E mi sa che si è fatto tardi. La gioia dell'amore che si vive nella famiglia, questa è la frase completa del primo punto, è anche il giubilo della Chiesa. Cioè, sta dicendo il Papa, vedete che il fatto che le famiglie siano gioiose sta dentro la traiettoria di gioia, di felicità, di pienezza che tutta la Chiesa sì, è al centro di un'attenzione. Perché quando diciamo Chiesa non significa soltanto i preti, significa pure la Chiesa celeste oltre alla Chiesa terrestre. Cioè dire che c'è un'attenzione della Chiesa verso la possibilità di bene e di gioia nella nostra famiglia significa dire che ci sono anche, come dire, tutte le schiere degli angeli, le potenze celesti in gioco a far sì che nel nostro quotidiano questa gioia si possa compiere. Vale la pena camminare in buona compagnia. Ringraziamo Marco per questa, questo dono grande che ci ha fatto, perché tutto quanto è stato detto è tutto sperimentato, si sentiva come puoi vivere queste realtà, queste dinamiche, per cui anche la lettura così simpatica, no, di questo capitolo dell'Amoris Laetitia è radicata in un'esperienza. Questo è l'uomo che dovremmo fare noi. Colpiva come importante, noi trasmettiamo io parola, azione, ma quella che siamo. Lui questa sera ci ha fatto questo bellissimo dono. Si è fatto un poco tardi, no, c'hanno anche i ragazzi qua, come noi stiamo facendo l'incontro qua, hanno anche i ragazzi. E di solito sono stato poco furbe oggi perché hanno fatto la giornata piena di scuola. Solitamente fanno mezza giornata. Quando ci sono degli amici. Quindi alla fine è colpa delle scuole, adesso non sta, no, non sta proprio fuori, poi si poteva stare più tranquillo, capisco anche poco questo bisogno di ritornare a casa. Ma veramente grazie, io penso possiamo tornare a casa con nel cuore tante provocazioni, tanti punti di illuminazione. Poi si continua con le varie sezioni, le varie classi, no? A fare questi incontri mensili che vi fanno camminare secondo questo percorso e vi aiuteranno senz'altro. Quindi ringraziamo il Signore di tutto. Concludiamo con una preghiera, perché anche la Chiesa Celeste esulta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. È importante anche questa benedizione che do a voi e anche ai vostri figli e alle vostre famiglie. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E buona serata. Io vorrei dire un'ultima cosa, se mi è possibile. Noi ci vedremo domani alle 16:30 in Piazza Giudici. I ragazzi, i bambini devono indossare la divisa scolastica e il cappellino. Dopo l'incontro in Piazza Giudici, marciando, andremo in cattedrale dove ci sarà l'Eucaristia. Io vorrei dire ancora un'ultima cosa. Il professor Marco Giordano ha con sé dei sussidi che ci possono anche aiutare nel percorso educativo con i nostri figli. Chi vuole può fermarsi e chiedere qualcosa. Va bene? Grazie e buona serata. A domani.